Tanta buona per tutti ragazzi, io sono Mr. Blue e oggi sono qui con voi a parlare e a mostrare un po' di immagini per l'attesissimo GTA 5 che uscirà fra ben 4 mesi e più precisamente il 17 settembre su Xbox 360 e PlayStation 3. Un gioco che praticamente tutti stanno aspettando e di cui sicuramente assisteremo ad un'esplosione incontrollata di video su YouTube, incentrati principalmente sul gameplay di questo gioco che a me personalmente ha ricordato sin dal primo trailer le stesse piacevoli sensazioni di quando anni fa ho giocato per ore ed ore al GTA San Andreas, fino a completarlo sulla mia PlayStation 2 e che ad oggi lo considero ancora il mio preferito della superlativa serie di Grand Theft Auto. Negli ultimi giorni si è parlato moltissimo dei tre protagonisti che sono stati svelati con il recente trailer di presentazione di questo gioco. E per molti di voi sarà superfluo ricordare che i loro nomi sono Michael, Franklin e Trevor, tre personaggi completamente differenti fra loro per storia, stile di vita, personalità ed abilità, ma accomunati da una voglia matta di spaccare tutta la città e compiere atti criminali in quello che si prospetta essere il titolo con il più alto tasso di eccessi della serie. Infatti sembra che questo GTA 5 sarà in grado di coinvolgere il giocatore ad un livello mai visto prima. Sarà possibile passare in tempo reale da un personaggio all'altro in base a ciò che ci capiterà durante la nostra avventura, creando di fatto infinite varianti di gioco. Ma il bello è che si potrà esplorare una mastodontica città studiata in ogni minimo dettaglio per riprodurre fedelmente la Los Angeles dei giorni nostri in ogni suo particolare tipico della West Coast. Personalmente, dei tre personaggi, quello che per ora mi intriga di più è Michael, il classico americano ricco sfondato ma infelice che si abbatte nella classica crisi di mezza età, ma al posto di accompagnare i figli a scuola inizia a darsi alle robe da duri, alle robe da gangsta. Per intenderci, alle rapine a mano armata, allo spaccio e a tutto ciò che c'è di illegale e adrenalitico in zona. Michael, Franklin e Trevor però avranno la possibilità di incontrare ed interagire durante la loro avventura con altri personaggi, alcuni dei quali sono già stati svelati successivamente alla loro apparizione. Infatti sono stati presentati dalla Rockstar attraverso delle concept art, ovvero immagini create appositamente in pieno stile accattivante tipico degli ultimi capitoli di GTA. I primi due si chiameranno Jimmy e Tracy, mentre gli altri due, un po' per via dei loro nomi, sono già stati presi simpaticamente di mira dai burloni di YouTube. Infatti si chiameranno Nervous Ron e Lamar. Sexy, porco lama. Dopo questa panoramica sul gameplay e sui personaggi, vorrei parlarvi in questa seconda parte del video delle più recenti novità attorno a questo titolo, ma che al momento non sono ancora ufficiali. Infatti, buone notizie arrivano per i PC gamers direttamente dagli store online Amazon e Games Only, che dall'ultima fuga di notizie fanno intendere che ci sia in programma anche una versione del gioco per Windows 7 e Windows Vista. Rockstar Games non ha ancora ufficializzato la cosa, ma Grand Theft Auto 5 sembra essere più destinato ad essere presente anche sui personal computer e probabilmente seguirà le fila di GTA 4, che al tempo fu venduto con ben 7 mesi di ritardo rispetto alla versione dedicata alle console. I PC gamers si augurano che questo lasso di tempo sia minore per GTA 5, ma oltre a questo sembra che per i collezionisti ci sarà anche una special edition che conterrà una succulente serie di contenuti aggiuntivi che delizieranno i fan più accaniti della serie. Stando a quello che è stato trafugato da Games Only, la special edition di GTA 5 conterrà una steelbook con artwork esclusivi, una mappa del gioco che ci aiuterà ad orientarci durante le missioni, sfide aggiuntive con gli stunt planes per gli instancabili,
bonus sullo store online per chi ha poco money, abiti aggiuntivi per i protagonisti e tatuaggi extra per gli amanti del modding, e infine booster per le abilità e delle imprescindibili armi esclusive. Quindi credo che a questo punto i fan più sfegatati di GTA inizieranno a mettere molto volentieri da parte qualche euro in più in modo da potersi assicurare questa Special Edition. Per il momento questo è tutto sul mondo di GTA, e se vi è piaciuto il video e se vi piacerebbe vederne altri dedicati ovviamente a GTA 5, io vi invito a lasciare come al solito un bel like, e se volete dire la vostra su quello che sarà il gioco più atteso e forse il più venduto per questo 2013, lasciate pure un commento qui sotto. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, tanto voglio avvertirvi e noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Guagna e sul nostro sito web. Bella!